Ciao amici! Lo sport non è solo vincere a tutti i costi, è uno stato d'animo, valori e cultura. Oggi vi mostreremo che alcuni sportivi possono essere molto solidali. Vedremo il tennista Dimitrov aiutare il suo avversario infortunato, un corridore che aiuta il suo avversario in difficoltà o un calciatore che lega i lacci delle scarpe del portiere avversario, impacciato con i suoi guanti. Oggi scoprirete alcuni dei momenti più incredibili del fair play nello sport. Resta con noi fino alla fine, ti piacerà. E se ti piace questo video, non dimenticare di cliccare sul pollice blu, iscriverti al canale e attivare il campanello per ricevere tutte le notifiche. Iniziamo! Nel 2015 i giochi europei di Baku sono stati segnati dalla bella attitudine di un atleta sambo. Infatti, durante la finale di questa competizione, nella categoria under 74 kg, Stjepan Papu, il vincitore della lotta, si è preoccupato quando l'azerbaigiano Amil Gasimov si è infortunato al tendine d'Achille. Di fronte alle sofferenze del suo avversario, Stjepan non riusciva a stare fermo. Ha poi preso Amil sulle sue spalle per portarlo in infermeria con gli applausi del pubblico. È stato impeccabile fino alla fine e ha anche aiutato il suo avversario a salire e scendere dal podio. Questo momento rimarrà senza dubbio per sempre come uno degli atti più umani visti durante i giochi europei. They may be rough, they may be tough, but a heart of gold here from the champion. Grigor Dimitrov è un grande nome del tennis, conosciuto in tutto il mondo, ma nella semifinale del torneo di Brisbane non ha messo in mostra il suo talento, ma piuttosto il suo bel gesto di fair play. Durante la partita, quando il suo avversario Kyle Edmund si è slogato la caviglia, Dimitrov si è precipitato in campo e ha saltato la rete prima di aiutarlo. Così, con l'aiuto dell'arbitro, Dimitrov ha preso in braccio il suo avversario e lo ha accompagnato, sostenendolo, alla sedia per potersi riposare un attimo. E per il karma, il tennista è riuscito a qualificarsi per la finale di questa competizione, oltre al suo ormai leggendario altruismo. Siamo a Rio nel 2016, tutte le telecamere sono puntate sulla città brasiliana che ospita i giochi olimpici, ed è negli eventi di atletica leggera che si svolge il nostro momento più importante, e per una buona ragione. Durante la serie dei 5000 metri femminili la neozelandese Nikki Amblin è caduta pesantemente, portando con sé la sua concorrente, l'atleta americana Abbey D'Agostino. Quest'ultima ha deciso di aiutare la sua avversaria del giorno a rimettersi in piedi prima di continuare la gara inseguendo il gruppo. Tuttavia Abbey, visibilmente colpita al ginocchio, zoppica al suo posto. In difficoltà a causa della caduta, alla fine è scesa a terra una seconda volta. Fu allora che Nikki cercò di convincerla a continuare la gara, e la parte più folle è che è riuscita. Eroicamente, entrambe le donne sono riuscite a terminare la loro gara. Una volta tagliato il traguardo, sono cadute direttamente l'una nelle braccia dell'altra, anche se il loro risultato non ha permesso di qualificarsi per la finale dei 5000 metri. Tuttavia, hanno offerto una bella immagine di ciò che è lo spirito olimpico. Sempre a Rio, durante i giochi olimpici del 2016, un altro atleta si è distinto per il suo atteggiamento esemplare. Durante la gara di judo, l'egiziano Wahid ha mostrato un altruismo incredibile. Vedendo che il suo avversario aveva difficoltà a stare in piedi, probabilmente a causa di un infortunio durante la lotta, il judoka egiziano non ha esitato un attimo a venire in suo aiuto. Così ha aiutato il suo avversario sostenendolo fino all'uscita dal tappeto. Bisogna ammettere che Wahid si è comportato in modo esemplare e che molti dovrebbero prendere esempio da lui. Colin Donaldson è un ragazzo di 14 anni con il linfoma di Burkitt, un tumore di origine virale. Il suo sogno è sempre stato quello di incontrare la sua squadra di calcio preferita, il Borussia Dortmund, dove giocava l'internazionale americano Christian Pulisic e di cui Colin è un grande fan. Di conseguenza, la famosa fondazione Make-A-Wish ha fatto in modo che il giovane ragazzo potesse finalmente realizzare il suo più grande sogno e ha organizzato per lui una visita al club tedesco. Colin non poteva crederci, tanto più che il suo giocatore preferito Pulisic gli ha offerto la sua maglia prima di firmarla. Ovviamente, dopo aver incontrato il suo idolo, Colin era al settimo cielo. Infatti, in seguito a questo incredibile incontro, la famiglia di Colin ha ammesso che il calcio ha salvato il loro figlio, quindi il gesto di Pulisic è stato un grande gesto. Lo sport consiste nel realizzare qualcosa che si pensava fosse impossibile o nel battere un record che si pensava fosse imbattibile, ma si tratta anche di gesti inaspettati, toccanti e persino commoventi. Ce lo dimostra Matthew Rees. Infatti, durante una maratona londinese, questo atleta ha suscitato l'ammirazione di tutti, sacrificando se stesso e la sua corsa per aiutare il suo concorrente David Weith. Quest'ultimo tremava così tanto da non riuscire ad allineare un passo davanti all'altro, ma grazie a Matthew è riuscito a camminare per circa 150
50 metri e a tagliare il traguardo col sostegno del suo girovita. Con l'applauso di tutti, Matthew è stato acclamato come un vero eroe. Molto rapidamente il video di questa scena piuttosto unica ha fatto il giro dei social network e di conseguenza del mondo. La squadra di calcio del Sunderland ha dato un momento speciale al giovane Bradley Lowry, un bambino che stava combattendo contro il neuroblastoma, una rara forma di cancro diagnosticata quando aveva 18 mesi. Grande tifoso della squadra, il bimbo camminava nel campo, calciava i palloni e aveva persino diritto ad abbracci con i calciatori, soprattutto Jermaine Defoe. La stella del calcio è stata talmente toccata dalla lotta del giovane ragazzo che è diventato un amico intimo, tanto da diventare una specie di padrino per il giovane ragazzo. Purtroppo, nonostante tutti i suoi sforzi per aiutarlo, Bradley ha perso la sua battaglia con la malattia nel 2017 all'età di 6 anni. Un anno dopo, Defoe non ha dimenticato il suo amico. L'internazionale inglese, ora attaccante dei Glasgow Rangers, si è fatto tatuare Brad sul polso destro. Questo dimostra il legame molto forte che Jermaine Defoe e Brad hanno avuto ed è bellissimo. Il calcio è a volte considerato uno sport in cui i valori umani non sono davvero la priorità, ma il calciatore Jobson ha dimostrato il contrario. In Arabia Saudita, durante un incontro tra l'Al Nahda e Al-Ittihad, il pubblico ha assistito a una scena piuttosto comica e a dir poco di fair play. Taizir Al-Antaif, il portiere di Al Nahda, non è riuscito ad allacciarsi i lacci delle scarpe a causa dei guanti, ma con sua grande sorpresa ha ricevuto l'aiuto dell'attaccante avversario Jobson. Si è avvicinato al portiere e gli ha allacciato la scarpa. Migliaia di spettatori nello stadio quel giorno hanno reagito a questo gesto. Ciò che è ancora più folle in questa storia è che l'arbitro ha ritenuto che il portiere del Nahda stesse cercando di guadagnare tempo e ha assegnato all'Ittihad un calcio di punizione indiretto. Tuttavia i giocatori hanno deciso di non approfittarne, hanno quindi mandato volontariamente la palla fuori dalla porta, giudicando la sanzione ingiusta. Da allora questa squadra è considerata la più equa del mondo, grazie al gesto dell'ormai famoso Jobson. Nel gennaio 2020 una scena piuttosto insolita è accaduta durante una partita del torneo Australian Open. Il motivo? Ebbene, Rafa Nadal ha inavvertitamente lanciato una palla verso la testa di una giovane raccattapalle che stava in piedi sulla rete e ai piedi della sedia dell'arbitro. Imbarazzato, Rafa Nadal si è avvicinato a lei per assicurarsi che stesse bene. Fortunatamente la ragazza stava bene e come bonus ha ricevuto un bacio da Nadal stesso dopo che si è scusato. Un gesto che ha certamente reso felice questa giovane raccoglitrice di palle. Durante i campionati del mondo di atletica leggera di Doha, Qatar, il corridore esausto Jonathan Busby era sul punto di crollare durante l'ultimo giro di una corsa di 5.000 metri. Tuttavia, con sua grande sorpresa, il suo rivale Ibrahima Sunkar Dabo è venuto in suo soccorso e lo ha sostenuto tra gli applausi dell'intero stadio del Khalifa. Purtroppo questo bel gesto gli è costato caro, visto che ha finito la gara più di 18 minuti dietro al vincitore. Tuttavia, Ibrahima Sunkar Dabo non ha rimpianti perché secondo lui tutti avrebbero fatto lo stesso, ma in realtà si è comportato in un modo che si vede molto raramente nelle competizioni di alto livello. Così, molto rapidamente, il video di questa scena di fair play è diventato virale e ha fatto del corridore un bel esempio nella sua disciplina e nel mondo dello sport in generale. Ora tocca a te dirci nei commenti quale di questi momenti di fair play ti ha toccato di più. Ecco due video che potrebbero interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!